Questo palazzo di giustizia è diventato la fortezza dell'antimafia da quando Falcone vi è entrato nel 79. Nato a Palermo, conoscendo alla perfezione i metodi della mafia, Falcone non sottovaluta i pericoli che lo minacciano. Ha fatto blindare il suo ufficio, ogni giorno attraversa questa anticamera dove lo sorvegliano delle guardie del corpo che hanno rifiutato di essere filmate. Controlla i suoi schermi televisivi. Riceve anche delle minacce. L'ultima, una foto del giudice con due date, 1939, l'anno della sua nascita, e 1988. In alcuni licei di Palermo hanno anche fatto un suo ritratto, che abbiamo qui, che abbiamo visto. E sì, le leggo quello che dicono. Giovanni Falcone è un eroe. Costretto a vivere 16 ore su 24 in un piccolo ufficio di acciaio e cemento per lottare contro la mafia, non può assaporare i piccoli piaceri della vita quotidiana. È vero quello che dicono? Beh, diciamo che c'è molto di vero, sì. Indubbiamente questo tipo di attività incide pesantemente sulla privacy, questo non c'è dubbio. E come lo vive lei? Ma direi con rassegnazione. Lei ha detto, o pare che abbia detto sempre io, il vigliacco muore più volte al giorno, il coraggioso una volta sola. Questo significa che non ha paura? Ma l'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio, è incoscienza. Dunque lei ha calcolato le difficoltà, razionalizzato la sua risposta e affrontato con tutta la sua capacità organizzativa i pericoli della battaglia. Ma uno si chiede, ma perché questo impegno estremo? Come lo giustifica rispetto a se stesso e rispetto a quello a cui ha dovuto rinunciare? Io ritengo che certe cose richiedono un determinato tipo di impegno. Certe altre un impegno maggiore, certe altre un impegno massimo. È inutile affrontare certi problemi senza essere preparato a spendere tutte quelle energie che i problemi richiedono. Allora è meglio nemmeno metterci mano. Se sono stato, non dico costretto, ma se mi è stato richiesto di fare una determinata attività, non posso che attrezzarmi in quella determinata maniera. Altrimenti è inutile, altrimenti è meglio che si cambia mestiere. Ma lo Stato merita un tale impegno, un tale sacrificio. Per quale idea dello Stato lei sta lottando? Ma non credo che ce ne siano diverse idee dello Stato. Più che lo Stato, io direi che è la società, di cui lo Stato non è altro che un'espressione. Sta lottando per che tipo di società? Per quel tipo di società che noi tutti vorremmo che ci fosse, cioè una società in cui fenomeni di questo genere non dovrebbero essercene. Una specie di esempio, di lezione quasi a noi occidentali? No, non intendo insegnare niente a nessuno, proprio a nessuno. Thank you.
domanda, se mi consente, di carattere personale. Lei ha sacrificato gran parte della sua esistenza proprio alla lotta alla mafia. È considerato dalle cosche un pochino il simbolo di questo Stato da combattere, da colpire. Lei vive in sostanza blindato. Ma chi glielo fa fare? Soltanto lo spirito di servizio. Ha mai avuto dei momenti di scoramento, magari dei dubbi, delle tentazioni di abbandonare questa lotta?